Amici del Miraggio New York, oggi vi porto a vedere la stazione Oculus di Calatrava. Andiamo! Ciò che amo e che secondo me è stato il vero colpo di genio di Calatrava è creare queste sedie qui per poter riposare su questi marmi per tutti i turisti. E mentre vi sedete vi potete godere anche la vista all'interno della stazione. La prima volta che l'ho vista dall'esterno non capivo cosa fosse, un dinosauro o una spina di pesce. Poi ho scoperto che è semplicemente una colomba che sta per spiccare il volo, perché qui siamo nel cuore della tragedia dell'11 settembre. Dopo l'11 settembre la stazione venne danneggiata, aprì in maniera temporanea nel 2003, dopodiché con questo progetto di Calatrava si riuscì a completare la stazione definitiva nel 2016. Il costo è stato 4 miliardi di dollari, un costo enorme, ci sono state anche polemiche. Sì, probabilmente è costata troppo, ma il risultato è fantastico. Quando cammino dentro questa stazione a me sembra di stare tipo in una navicella spaziale, un luogo che sta veramente per spiccare il volo come una colomba per portarci più in alto di New York. Da qui partono i treni del PATH, praticamente la linea ferroviaria che collega New York alle città principali del New Jersey, quelle vicino Manhattan. Questo è sicuramente il LED luminoso più lungo di New York. In questo centro commerciale sono tanti negozi, tra cui Montblanc, Hugo Boss, Sephora, Dior, l'Apple Store. Da questa vetrata centrale si può osservare il One World Trade Center, il grattacielo più alto dell'emisfero occidentale. L'Oculus si trova proprio nel cuore del World Trade Center, vicino alle fontane commemorative dell'11 settembre. C'è anche il museo dell'11 settembre e il One World Trade Center. Tante cose insieme da visitare.